Ciao bellone! Allora, a parte che io sto andando a giro col cane più feroce da Dio Sciano. Ivi! C'è un venticello, si sta da Dio! Non potete capire. Ecco, Buffe fa il suo bisogno, magari davanti a tutti, aspettate. Allora, dunque, risono ad Asciano. E c'è un venticello spettacolare. A parte che ho notato che vi ho fatto un botto di Instagram story, veramente un botto. Allora, tipo, ho comprato le scarpe a bottino. Quindi reggetevi forte. Chi non mi segue su Instagram è pregato, anzi, è obbligato a farlo. Ora io ho imparato a mettervi la scritta qua, che vi apparirà, spero, se me lo ricordo, di mettervi il nome. Del mio Instagram story. Se qualcuno di voi sa come mettere l'aggeggino di Instagram, capito? La cosina di Instagram, pregato di dirmelo. Andiamo, andiamo, andiamo. Cioè, è il cane più simpatico che esista. Se qualcuno di voi sa come si fa, ditemelo. Allora, ora vi faccio vedere le scarpe bottine. Cioè, Puff c'ha già la lingua di fuori. Allora, aspettate, vediamo cosa riesco a fare. Aspettate, vieni qui. Eccole! Eccole qua! Allora, praticamente ho comprato le Nike Air. Vediamo, queste qua. Che a vederle così sono pure gonfie, no? È un 38. Allora, il colore fa schifo, nel senso, è un grigio perla. Con il baffo, perché l'ho presa? Perché l'ho pagata 59 euro. L'avevo vista la Footlooker, belle belle da morire, erano grigie con il baffo giallo fosforescente, e altre righe viola, però 110, e quindi le avrei prese, però poi ho trovato questa 59, ho detto vaffanculo, anche perché io non amo queste scarpe. Non c'è verso, non mi sconfinfrano. Forse sarà perché mi sono sempre abituata. Anche i primi tempi che portavo le Globe e poi mi sono messa le stivaletti della Nike, ho fatto fatica ad abituarmi a vedermi. Quindi probabilmente ci devo fare l'abitudine. Ok? Però devo dire che sono pure carucce. Nel senso, non è che sono bruttissime. Comunque, per 59 euro vanno bene. Poi, che altro ve lo dico? Ho sul nostro amico Zigomo, non ho altro che la palette della Make Up Revolution che vi farò vedere in un altro vlog, che penso di aver già postato quando vi mostrerò questo, e quindi ve lo metto qua. E non mi ricorderò mai di fare queste cose, perché prima me li riguardavo, adesso non c'ho voglia di riguardarmeli, capito? Mi sto proprio sul cazzo. Ah, ci terrei a dire una cosa sulle pubblicità, visto che l'ho già detto nell'altro video, ma lo ripeto perché la gente è dura di goccio. Vi voglio far vedere qua la meraviglia delle meraviglie. Guardate cosa non è quel buco lì. A parte c'è pure i pesci e voi non li vedete, ma io mi voglio infilare lì dentro. Fammi vedere se stanco. E visto che la gente è decoccio come questo aggeggio qua, ve lo ridico. Allora, sto provando a mettere un botto di pubblicità, perché sono un botto, ne metto una, due, tre, quattro, quasi cinque o sei. Perché ultimamente, già che io con YouTube non guadagno una miseria, veramente, cioè guadagno una miseria. Certo, sono sempre quei due soldini in più che comunque fanno sempre comodo. Però non riesco a capire il perché adesso non guadagno praticamente niente. Quindi cosa ho detto? Ho detto proviamo a spiattellarci queste pubblicità. Quindi ho messo tutte queste pubblicità, ma immaginavo, come naturalmente immaginavo, queste pubblicità almeno per adesso non servono a una minchia. Voglio essere meno sboccata. Non servono a niente queste pubblicità. Anche perché se hai pubblicità sono tantissime. E giustamente uno le skippa, perché cioè, io le skipperei tutte, skippatele tutte pure voi, perché cioè, dove esiste uno si guarda se pubblicità? C'ho il fiatone. Però ho i denti giallissimi in questo periodo perché me le sto lavando molto meno,
perché lo sbiancante mi sta mangiando i denti. Allora, guardate quanto è nero lassù. E quindi niente, sto cercando appunto e sto provando a metterne un po' di più. Ora io volevo fare una corsetta puff, però non so se scioglierlo con me sarà la cosa migliore, perché a me sicuramente non mi dà retta. E quindi andiamo qua giù e lo sciogliamo. Non è che lo sciolgo, gli fa fare due passi. Quindi, detto ciò, qualcuno è: Cami, ma tutte queste pubblicità? Non me l'ha detto nessuno, me l'ha detto una persona che mi guarda da parecchio, e tutte le volte che leggo un suo commento è sempre un commento infelice. Però vi devo dire una cosa: allora, questa persona è come quando ve l'ho sempre detto, queste sono le classiche persone che i commenti infelici mi ha sempre lasciato, ho sempre detto, no? Ma è possibile una persona che ti lascia tutti questi commenti infelici, te li lascia così tanti, cioè ti segue sempre? Un giorno si è sbilanciata o sbilanciato, io non mi ricordo se un uomo o una donna, si è sbilanciato troppo dicendomi: guarda, io ti amo, cioè no, io ti amo, però ti stimo da una vita, io ti seguo, però pipupa. Immaginavo che era così. Quindi sono di quelle classi persone acide. Amore, ecco, che hai fatto? Ti sei bucato con una vespa? Ha fatto un salto esagerato. Piufi, ecco, ora zoppica. Quindi è veramente una mezza sega di cane. Cioè, ora io non so cosa abbia fatto, se sei impaurito per una vespa, però mi sembra un po' zoppica. Eh no, sta zoppica, guardate. Non so se lo vedete. Oh, è proprio una mezza sega di cane, guarda. Oh, ha trovato una vespa, che l'ha punto sicuramente. Ma ora uno nemmeno nell'erba, amore, si può lasciare così. Boh, speriamo non si sia fatto niente. E comunque, ecco, l'infelicità della gente. Cioè, mi viene da dire, no? Io lo sapevo che questa era una persona, e comunque, cioè, ora mi tocca stare attentissima a lui cosa fa, così tipo, perché cioè lui non può assolutamente mangiare niente perché c'ha lo stomaco super delicato. Puff, e cosa fai, amore? Ecco, mi dice: che fai? Niente, non è niente, sta tranquillo, non ti agita sempre, mamma mia. Oh, avrai trovato la pisciatina di una canina, ma la pisciatina, la cacchina va bene. Che siete, vino? Ma se è fatto male, guarda, ci scommetto, lo vedi, tiene la zampa su. Cosa hai fatto? Andiamo, andiamo. No, via, forse niente. Ma insomma la tiene troppo alta sta zampa, eh. Ma guarda, si è zoppato sto cane. Io no, sono veramente allibita, via, mi tocca staccare. Ah, eccoci insieme. Ciao. Allora, lui ora non zappetta più, no, e mi hanno chiamato per un lavoro. Ho fatto una cosina, una storia di Instagram ora, ed è uno, proprio uno di quei curriculum che ho portato da sola l'altra mattina, che vi ho fatto il vlog, che se riesco me lo ricordo ve lo metto qua, ma non me lo ricorderò mai. E niente, quindi ci piglia bene. E mi hanno detto che me le pagano tutte, perché gli ho chiesto. Guarda, mi ha detto: noi si lavora queste 8 ore, che è perfetto, è il part time perfetto che stavo cercando. Poi certo, dalle 9 alle 12, 9 1, così. E 4 ore, ho detto: ma le pagate tutte? E questa mi ha detto: certo signora, si pagano tutte. E gli ho detto: guardi, scusi, ma ho trovato delle esperienze ultimamente da mani a pelle. Di Bonoce, che è in un luogo dove ci arrivo col tram a spettacolo proprio. E piglia bene, dai, quando è così piglia bene. L'hai preso poi... Sì, e poi basta, c'ho altro da dive e da basta. Dive. Oh. Da dive. E niente, dai. C'era un gattone, ve lo volevo far vedere. Però c'ho il telefono, cioè tutte le macchine che passano, lui le saluta tutti. C'è un coso nero lassù. Ma era un che stufo, cioè, non è che ti ho detto in maniera cattiva, ah, lui struffava, sì. Io. E poi queste scarpe sono comodissime, ci sta davvero bene. So, anche questo va a giro ignudo, ma dove va? No, ora bellissime, insomma, questi senza casco, la vecchia senza casco, avete visto la vecchia senza casco? Asciano, verrai, Asciano! Cioè. Ora volevo fare un
Asciano Napoli, sì. La Gabber Mafia Asciano. Praticamente non era però come offesa a Napoli, però se è vero ragazzi, vai a Napoli, c'è le persone sul motorino che vanno in 5, quindi era per quello inteso, volevo dirlo. Non, io mi do il braccio, non come offesa ai napoletani, anche perché io adoro Napoli. Non ti do la lingua. Io la mia pancetta. Dai, non so bruttissime, però. Oh, il mini codino! Sì, sta arrivando il codino dietro. No, non è un codino. C'ho la. Ecco. Allora, hanno chiesto di fare un video con la ricetta della piadina. Del kebab di ieri sera. Top secret. Quindi niente, top secret allora. Io ve la volevo fare. Va buona. Questo vi salutiamo perché ora si va in casa. Un dalmatone, si va in casa e si va a letto. Allora, di anzi ho stoppato il vlog proprio sbom perché c'era Puff con questa zampina che soppeghettava. Cioè Lina non sente bene, gli fa male il pancio. Io ho già mangiato una cotoletta cotta con il burro, quindi c'è, pensate le calorie che posso aver preso, ma buonissima. Ce l'ho già messo. E quindi vi stavo oggi dicendo di quello lì, dei commenti. Quindi vedi, commenti poi tanto cattivi. E poi comunque a questa persona smetterò totalmente di non lo blocco o non la blocco, perché a me non piace bloccare la gente, però né gli risponderò più e vedrò se eliminare i commenti. Anzi, scusatemi, quindi nessuna di voi mamma ha detto niente di pubblicità. Ora vediamo un attimo com'è la cosa, perché le sto mettendo giusto per capire, perché se non ci devo fare niente tanto vale toglierle, perché cioè danno solo fastidio. Poi vi volevo dire un'altra cosa. Qualcuno mi ha detto: Cami, dalle storie di Instagram, Cami, ma molli già il lavoro che ha trovato. Io figliolo, non è che mollo il lavoro che ho trovato, siccome il lavoro che ho trovato, vi fa un esempio, facciamo un agriturismo, 6 ore, siamo in 6, ce lo dividono per 6, quindi noi ci danno 1 ora pagata. Quindi se devo trovare un lavoro che comunque mi pagano dalle 9 alle 12 che faccio lavorative, me le pagano tutte e 4, cioè che cosa devo stare a fare le seghe alle mosche? Cioè tanto vale che vada. Eh? Dalle 9 alle 1. E tanto vale che vada dove so che guadagno. Comunque non è niente sicuro. Ora mi hanno chiamato, io domani vado nel pomeriggio a fare questo colloquio e vediamo cos'è la cosa, perché dovrebbe essere una sostituzione di una maternità, quindi la maternità è lunga. Però io a questi gli ho anche detto: guardate, visto che io il lavoro ce l'ho già, fatemi capire se deve essere per una settimana o un mese. A questo punto non mi conviene, perché comunque cioè, poi io questo contratto ce l'ho fino a fine ottobre, anche se mi pagano meno, però lavoro di più. Cioè non so se mi sto spiegando. Io comunque lo faccio, uno per non rimanere a casa senza fare niente, e comunque a me mi serve lavorare. Cioè io non so figlia di papà e non posso far sì che i miei mi paghino chissà cosa. Anche solo le sigarette, cioè sono 5 euro al giorno, quindi tanto meglio. Che la cosa buonissima dell'albergo che mi ha chiamato oggi sarebbe che dalle 9 innanzitutto il luogo dove è, io prenderei il tram e ci arriverei diretta, mentre questo qui dove vado adesso è molto più vicino a casa mia, però ci devo comunque arrivare o mi accompagna il mio babbo, perché è dietro casa, o adesso sto valutando appunto di prendere questa benedetta bicicletta, ma io non credo che noi abbiamo la bicicletta se devo andare a giro con la Graziella e mi ci vuole 3 ore per arrivarci, arrivo al lavoro, sono già stanca, quindi cerco di fare la cosa che comunque sia meglio per me, meglio per il babbo e meglio per tutti. Ora, questa patente, io pensavo, essendo un rinnovo, nel vlog che vi parlo, insomma, in quello che vi metto dei curriculum, vi dico della visita e di tutta sta roba, invece non ci vuole tutta sta roba. Quindi ora io domattina cercherò di arrivare alla motorizzazione, sono dei fogli da fare a quanto ho capito. E siccome io ancora non ci sono arrivata alla motorizzazione, se le chiamo mi dicono di andarci, perché loro non sanno niente. Finora non ci sono potuta arrivare perché la mattina ero in città, comunque non ce l'ho fatta arrivarci, perché è più lontano la motorizzazione, non è in centro, quindi devi prendere più pullman per arrivarci.
e quindi cerco di fare comunque quello che a re che anche meno danno non mi babbo, cioè va bene il babbo lì e il babbo non timbra e lavoro da solo, però cioè, mi rompe anche le palle, cioè fammi trasportare avanti e indietro dal babbo, perché insomma poromo anche lui c'ha da fare le sue cose. Va bene, io dopo essermi mangiata la cotoletta con il burro, adesso aspetto la sorella di Aline e vediamo poi, ecco, brava Camilla, ho buttato l'acqua nell'accendino, chiaramente vediamo cosa vuole mangiare, perché c'è anche la pizza, lei tu vuole solo la pasta, io gli metto un po' di pasta perché giustamente poraccia è stata finora al lavoro, io sono stata qua a cazzeggiare, preferisco preparargli qualcosa io, che tanto noi siamo qua. Quindi mo me metto a scaldare il caffè, anche se il caffè scaldato non si dovrebbe bere perché fa schifo, però c'ho voglia di farlo un tiro perché poi ne fo una sciotolata, invece me ne bevo un pochino per non fare la maia la bagonga, perché comunque anche oggi, ieri che non avevo lavorato, ho mangiato ma non tanto quanto quando vado al lavoro e consumo. Un'altra cosa che vi volevo dire, tantissime mi avete mandato messaggi su questa d'Alessandro e tutto, Dio è squallida, Dio fa schifo, Dio viene là. Io bimbe ve l'ho detto quello che penso, lei cioè, ci si fa i suoi 2000 euro al mese di scema, nel senso, secondo me la cosa peggiore è chi la guarda, perché c'è veramente, guardare una cosa del genere è deplorevole per l'anima e per la mente. Addirittura ho saputo che hanno fatto questo video facendo una voce di un bambino morto, che la cosa è veramente macabrissima, cioè ma come cazzo ti vengono in mente queste cose, cioè anche volendono, ma come ti vengono in mente? Allora, io ho una faccia già ora orribile, quindi detto ciò, questo vlog sarà l'ennesimo vlog alla cazzola, quindi vediamo come ve lo intitolerò, ennesimo vlog alla cazzola. E comunque Puff non c'ha più niente, è un cane molto fioso come il padrone, e niente, io vi mando un nubage e niente, ora mi fo il caffè e poi andiamo a letto. E una ragazza di voi mi ha scritto un messaggio bellissimo e mi ha detto: Cami, ti devi, come mi ha scritto, devi accettare che sei una persona normale, i tuoi alti e bassi, che puoi non essere sempre in forma. E poi me ne ha detta un'altra, bellissima, che ora però non mi sovviene, oddio come mi ha detto, vabbè, però ma raga, mi scrivete delle cose veramente, che meno male c'ho voi che me le dite, perché io non sono veramente, cioè anzi io non solo non le penso, nemmeno chi me intorno me le dice, quindi non sono, vabbè, io vi mando un bacio. Aline saluta, vi saluta il malaticcio e vi terrò aggiornatissime, perché ho visto oggi che ho fatto 3000 storie di Instagram e quindi niente, dai. Oh, buongiorno, allora a parte stamani c'è un'anima in giro, quindi posso riprendere tranquillamente. Sono passata dalla Kiko e vi pareva che non comprassi. Allora, siccome l'altro giorno ho preso il donnino al capello, ho preso il rossetto, quello lì famoso, ho preso il rossetto e quell'altro, il lip, lo volevo prendere, non l'avevo preso e mo ho detto lo prendo e vaffanculo. Allora ho preso invece che quello stracolorato di marrone chiaro che mi garbava a me, ho preso questo che è lo 02, che è quello sempre marroncino, comunque marroncetto, però è più tendente al nude. Allora sono 8,90 euro, quindi è una balla, secondo me è tantissimo, però ce la farò a incastrarmi tutto nelle, ok, ed è questo, è veramente caruccio, mi piace un sacco. Quelli dell'Astra non le posso usare perché comunque, a parte che non mi colorano un cazzo, io non lo so se lo fa solo a me, e mi durano molto poco, o sono io che non le vedo durare. Allora il rosso non dura niente, quell'altri durano un po' di più, bello cacchio, proprio bello sto colore, mentre quell'altro che ho preso l'altra volta è un marrone, questo è un rosato nude, non vedete una miseria, mentre quell'altro
somiglia molto ai chocolate. Allora, non so se questo ora ve l'attacco al video di ieri di Asciano. E basta, insomma, vi volevo far vedere questo qui perché è bellino. Poi sono molto resistenti e hanno una bella tenuta, mi garbano questi rossetti, anche se rossetti va belli, anche se costano 8 euro, questo c'ha il ciuffo grigio bello, anche se costano 8 euro, una balla, ripeto, però devo dire, il colore è una figata. Niente, ora so, in giro, appena fatto qui devo andare al lavoro di là, e poi dopo a quell'altro, far andare a fare quell'altro contratto, e voi mi direte, allora perché vai al lavoro lì? Perché, allora, a parte che voglio venire alla Tezzeni, sono uscita a comprare un po' di mutande. E voglio andare a fare queste ore in più perché vorrei che me le pagassero, visto che stamani dovrei essere o da sola o dovremmo essere solo in due. Quindi comunque tutte le ore che faccio me le danno a me o me le dividano per due. Quindi dai, comunque oggi vi tengo aggiornatissime, visto la cosa è abbastanza importante. Vi tengo aggiornate, c'era un ragazzo che conosco che non c'aveva il biglietto del pullman, abbiamo visto praticamente arrivare lui con questa dietro e gli ho fatto scusa, ma che cosa fai? Cioè, praticamente lui è scappato perché se non hai il biglietto loro comunque non ti possono toccare, ragazzi. Gli voleva chiamare carabinieri, ma giustamente i carabinieri ti stracano, ti dicono è il tuo lavoro, fatelo. Forza, eh. Guardatemi, guardate cosa c'è a Siena che io non avevo visto. Un cannabis store. Ora un altro, un cannabis store. Allora, sono ancora dentro a questi uffici, sto ancora facendo questi fogli che dobbiamo fare, una serie di leve burocratiche, perché lo sentite il piccioncino? Perché come sapete l'Italia burocraticamente ci uccide. Mary è bellino, molto fino. Quanto è piccolo ancora, è piccolo ancora. Speriamo non caschi di lì, porca miseria, cioè. Oh, ancora c'ha malapena le penne. Io sono già molto preoccupata, vedi. Ma io, guardate. Questa cosa degli animali mi sta uccidendo, vi prego. Allora, io sto cercando comunque di dire a Camilla, non te puoi complicare il cervello con questa cosa degli animali, non cambia niente, perché se il piccioncino muore, muore anche se te ci stai male. Comunque, vabbè, detto questo, mi sono fumata la sigaretta e mi ho detto cazzo, grande Cami. Sono arrivata a casa ora. Vi volevo, non vi ho poi più fatto niente perché niente, siamo uscite, quindi non ne ho fatta a farvi più niente. Sono andata a comprare una cover per il cellulare, di quelle proprio da vecchia, o comunque non da vecchia, è brutto da vecchia, da persona non come me, lo sapete, no? Io sempre cover di silicone, di quelle bellissime. Ne ho comprate una di quelle normali, diciamo normali. Sentite la chiamata al telefono, chiamata da... di quelle normalissime, vediamo se vedete, se riesco a farvela vedere, eccole qua, di quelle gialle, sì, gialle, la mia è dorata, praticamente si apre ed è dorata. Ora vi farò vedere un piccolo, non so come si fanno a vedere le chiamate perse, vi farò vedere, praticamente ho fatto dei mini acquistini, niente di che, oltre al lippino della Chico di stamani, ok? Quindi niente, dai, ora poi vi faccio dopo un pezzo di vloggettino. Ora si mangia, vi faccio vedere che mi è arrivato delle ciglia finte che avevo preso parecchissimo tempo fa. Eccole qua, sono fantastiche. Io avevo già queste ciglia qua. Allora, il lip, come vedete, è durato tutta la mattina, ci ho mangiato, ho bevuto, ho preso il caffè. Un po' se n'è andato, ma insomma niente di che, qua già si schiuma. Allora, io queste ce l'avevo già, ok? Proprio fatte in questa maniera, ciocchettate. Le ho pagate una miseria, tipo 2 euro da eBay. Cioè, l'avevo date praticamente per disperse, non mi ricordavo neanche più di averle prese, ma sono fighe, molto belle. Ok, bimbe, io oramai non vi dico più niente, vi saluto perché è l'ennesimo vlog alla supercazzola.
Quindi oggi non vado neanche al lavoro, ma vado soltanto a dovevo andare al lavoro a fare un paio d'ore stamani, ma comunque mi hanno detto che non c'era bisogno. Ah, ho preso pure gli occhiali, naturalmente, ma questi ve li faccio vedere nel mini haul. E quindi niente, alle 4 vado a firmare sto benedetto contratto. Allora, a firmarlo, aspettate, non lo vado a firmare subito, vado comunque a sentire cosa mi conviene o meno fare rispetto a, ecco, devo chiamare il babbo all'istante per farmi prendere le sigarette. Io vi mando un grande bacio, spero comunque di avervi tenuto un minimo di compagnia. Ciao. Vi devo dire subito, mi hanno chiamato adesso per la sostituzione in quel posto che vi dicevo, cioè, ah, madonna, quando è così mi verrebbe, ti giuro, da uccidere qualcuno, perché non è possibile, da non avere niente ad averli tutti. Vedete, l'ho portati a mano questi curriculum, a mano, quindi ragazze, non esitate, andate, ora io ce mi incazzerei troppo, cioè allora innanzitutto stasera fo tutte e due colloqui e poi vediamo comunque, perché questo è fino a fine mese sicuro e poi anche l'altro mese, quindi sono sempre comunque, a differenza delle 4 ore di là, qui è un'ora, cioè una giornata completa da os, quindi forza Gabi, datemi una C, datemi una A, datemi una M e una I, Cami! Va bene, dai, dopo questa performance io vi do un bacio, dopo vi faccio un video. A già love!